Come spesso accade in tante celebrazioni popolari, sacro e profano formano un unico intreccio e la gioia esplode in mille modi diversi. Quando ero in Svizzera, mi è sempre che a trovare la Madonna d'Ardesse. Il pensiero è sempre qua. Aumentiamo così più veloci! Via, 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 via! Significativa dei 400 anni. L'apparizione vera e propria è l'esplosione di luce che è sopra, che significa lo spirito. L'ispirazione è venuta a me da solo, perché avevano chiesto di poter realizzare un qualcosa per il 400enario e ho pensato a questo. Devo dire che la Madonna mi è stata vicina in questo cammino. All'inizio, quando ho scelto di entrare in seminario, mi sono proprio affidato a lei totalmente e in questo cammino sto notando la sua vicinanza. Ed è per me una cosa importante. De Toulon, ma vous êtes français? Oui. Vous avez des racines ici? Oui, oui. Padre et madre. Io e mio padre era la famiglia Salieri di Ludrigno. Vous attendez quelque chose de quelle grâce? Oui. Oui. La guérison de ma petite fille. Sono stato meravigliato perché per la festa che ha organizzato per i 400 anni e io sono residente a Ventimiglia e per me è stata una gioia. Ma sono emozionata mai ieri sera, sento il tuo cianma. Nel pomeriggio del 23 giugno, come ogni anno da 400 anni, si compie l'atto più atteso.
è l'esposizione del Santissimo Sacramento davanti ai fedeli. Il boato delle esplosioni, a simulare i lampi e i tuoni di quel giorno, segnala che quello è il momento della comparizione. L'attimo sfolgorante di luce nel quale la Madonna, con Gesù in braccio, apparve alle piccole Maria e Caterina, promettendo di difenderle dalla tempesta.